se esteticamente Galaxy S7 e S7 Edge sono molto molto simili rispetto alla generazione precedente dal punto di vista hardware che si concentrano le novità principali, in particolare a partire dal polliciaggio dello schermo che su Galaxy S7 Edge passa a 5.5 pollici. Anche la CPU è stata migliorata e come sempre sarà di due tipologie differenti a seconda del mercato di destinazione, in particolare Exynos 8890 per l'Europa e Snapdragon 820 per il Nord America. La RAM anch'essa è stata incrementata e portata a 4 GB. Ma la novità principale, che è stata sicuramente molto sponsorizzata da Samsung in fase di presentazione, riguarda la fotocamera principale, che sarà da 12 megapixel con apertura focale 1.7 e tecnologia dual pixel. Un'ottica che assicura scatti di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Le altre novità poi riguardano la certificazione IP68, che quindi permette ai due dispositivi di casa Samsung di resistere a un'immersione prolungata in acqua. Per finire poi alla batteria, che è stata anch'essa migliorata e portata a 3000 mAh per quanto concerne S7 normale, a 3600 mAh per quanto riguarda S7 Edge. L'ultima novità hardware che è stata richiesta molto dagli utenti riguarda la presenza dello slot microSD, che quindi permetterà agli utenti di espandere la capacità di memoria dei propri Galaxy S7.